Salve, oggi andiamo a vedere come smontare e rimontare i cantonali e paraurti di uno dei modelli di Cartago. Piccola premessa, per smontare i cantonali vanno smontati prima i due laterali e poi il paraurti al centro. Nel rimontarlo andrà montato prima il paraurti al centro e poi i due cantonali laterali. Questo perché? Questo perché nel paraurti abbiamo due lamelle, cioè due parti che vanno a incastrarsi sotto e dentro la bandella laterale, quindi è importante incastrarla. Altra cosa, prima di smontare il tutto è importante fare una cosa, è importante in questa zona qua andare a misurare lo spazio che c'è, che avanza, diciamo. Bisogna misurarlo perché? Perché noi abbiamo la possibilità di spostare la bandella, il cantonale, destro e sinistro, più in basso o più in alto. Se non andrà a rispettare la vecchia misura, non ci ritroveremo con i vecchi fori e soprattutto, se non saranno uguali il lato destro e il lato sinistro, il paraurti verrà montato storto o andrà a sforzare e quindi rischiare di spaccare i cantonali laterali. Cosa fare quindi? Bisogna andare a togliere questa guarnizione, se notate è una guarnizione fatta circa a V, dove una parte è quella che noi notiamo dall'esterno, cioè questa, e l'altra parte è quella interna. Per andare a smontare noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sforzare questa guarnizione per andare a visualizzare quelle che sono le viti poste sotto. Svitiamo tutte le viti. Chiaramente queste viti avranno anche del silicone sulla parete, quindi pian piano dobbiamo andare a scollare tutto quello che è il silicone. Dopodiché, una volta fatto il tutto, dobbiamo togliere le due fasce metalliche che sorreggono la parte laterale. Queste fasce metalliche sono in alluminio, quindi quando andremo a toglierle si andranno totalmente a rovinare, quindi è importante prima di smontare procurarsi le fascette nuove, cioè queste stecchette metalliche, perché quelle che andremo a smontare saranno di sicuro da buttare. Sono incastrate in questo tipo di incastro, dove non ci sarà solo l'incastro su cui sono fissate, ma questo incastro ha anche del silicone, quindi bisognerà andare a rimuovere tutto il silicone in eccesso per la preparazione per incastrare chiaramente la nuova. Quando andremo a incastrare la nuova andremo comunque a mettere del silicone in questi incastri dopo che abbiamo pressato e messo tutto quanto. Importante là sopra togliere la luce d'ingombro, perché comunque qui all'interno abbiamo tutti i cablaggi, che ok, abbiamo i connettori, però per non rischiare di strappare qualcosa andiamo comunque a scollegare il tutto. Sulla fiancata laterale abbiamo un paio di viti, quindi non è solo incastro. Di solito ci sono due viti sotto e una là sopra. Nella parte interna abbiamo tutte le viti sotto la guarnizione e come dicevo prima rimuoviamo le parti laterali e poi il paraurti, nel rimontare il paraurti e poi le parti laterali. Questa è una cosa importante. Per quanto riguarda la fanaleria non c'è bisogno in questo tipo di fanale, di smontarlo perché verrà via tutto insieme con il cantonale. Importante una cosa, molto importante, dopo aver fatto pulizia, quindi con antisiliconico, in modo da preparare il terreno per il nuovo collante, è importante andare a tappare tutti questi fori con il silicone, perché molto probabilmente molti di questi fori non andranno a combaciare con le nuove viti. Non è detto che andiamo a combaciare perfettamente nei vecchi fori, quindi è importante prima di rimontare il tutto aver messo il silicone su tutti i vecchi fori, per poi chiaramente andare a mettere il nuovo silicone, una strisciolina di silicone su tutto il punto dove andranno le viti, perché quando andremo a innestare le nostre viti dovranno essere annegate nel silicone, perché sennò troveremo delle infiltrazioni. Questo è tutto, grazie dell'attenzione, buona giornata.